Allora, ne ho approfittato appunto per fare un intervento unico perché l'argomento è molto complesso, l'abbiamo lungamente discusso in diverse commissioni e ci sono anche due atti ad oggi che come Movimento 5 Stelle abbiamo protocollato. La prima è dei primi di febbraio, quando con il consigliere Diaco abbiamo valutato, abbiamo considerato la possibilità di protocollare una proposta di delibera per chiarire qualcosa che in realtà resta opaco, veramente disatteso da moltissimo tempo. Stiamo parlando di circa 22 anni in cui vige per responsabilità, devo dire, devo ammettere come parte politica, per responsabilità della classe politica, ma anche, mi permetto di dire, di quello che è la classe dirigente della pubblica amministrazione e, dico parole forti, anche per un'inerzia che si è protratta per 22 anni, un'inerzia il cui peso è stato pagato da più o meno 100 attività che in questo momento fungono da presidio su territori anche periferici di tutta Roma. Stiamo parlando di un centinaio di attività che offrono le attività appunto ludiche che ha anticipato la collega Celli, ma che si prendono anche cura di aree verdi che altrimenti avrebbero vissuto una situazione, una malgestione, un degrado non indifferente appunto per le periferie di Roma. Quindi si prendono cura di aree verdi e offrono un servizio di attività per bambini dai 0 fino ai 12 anni. Il problema sorge quando manca nel quadro normativo una definizione chiara dell'attività che si svolge su questi cosiddetti punti verde infanzia, perché non essendo mai istituita una definizione chiara su quello che è un punto verde infanzia, viene associata questa attività ad una serie di regolamenti, capitolini, a delle norme anche superiori che fanno riferimento ad altri tipi di attività, quali spettacoli viaggianti, quali quali i parchi divertimento cosiddetti, che però riguardano delle attività di più grande, di più ampio impatto. E quindi, nonostante le note dei ministeri che si sono susseguiti negli anni, tra cui le ultime di febbraio, marzo 2013, nonostante venga chiarito che piccoli gruppi di attrazioni devono far riferimento devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del testo unico per la sicurezza, in realtà non sono soggetti al regime autorizzatorio dell'articolo 68 del testo unico per la sicurezza, nonostante queste note chiarificatrici che vengono precisamente inviate ai dipartimenti per la sicurezza, che chiariscono anche più nel dettaglio le competenze delle commissioni di vigilanza e le verifiche che devono fare le commissioni di vigilanza. Nonostante tutto questo, che nel corso degli anni sembrava essere stato sufficiente, si procede invece negli ultimi tempi a procedere con una sospensione, direttamente una sospensione delle attività, senza concedere neanche un periodo temporaneo perché possa chiarire appunto cosa serve per mettere in sicurezza queste attività. Noi nelle nostre proposte di delibera abbiamo chiesto di delineare delle linee guida omogenee da distribuire a tutti i municipi, ma anche ai dipartimenti, perché fino ad oggi considerate che il punto verde infanzia è stato gestito in maniera decentrata dai municipi, ma anche in maniera frammentata da diversi dipartimenti, che, come dicevo prima, la definizione di questa attività, appunto verde infanzia, ha portato a un'opacità interpretativa degli uffici. E quindi abbiamo chiesto, con la delibera protocollata i primi di febbraio, di procedere a delle singole conferenze di servizi per chiarire le singole situazioni delle attività, ma anche per provvedere a un aggiornamento del piano di settore e a un'interpretazione più chiara per tutti gli uffici. In questo momento, insomma, noi abbiamo il Dipartimento Cultura che sta intervenendo a sospendere delle attività in realtà concesse e controllate e governate nei loro fascicoli, nei loro progetti, dal Dipartimento Ambiente. Quindi anche qui si vige in un clima, insomma, un po' confuso. Quindi la nostra intenzione è, con la mozione naturalmente, di
chiedere un impegno alla Giunta e alla Sindaca nel dare priorità all'interesse pubblico, pur rispettando gli interessi legittimi delle singole attività, a formulare una descrizione oggettiva di quello che significa per gli uffici e per i diversi dipartimenti il punto verde infanzia, a evitare sproporzioni di trattamento della fattispecie, visto i casi che sono emersi negli ultimi giorni, e soprattutto a impedire iniziative di interruzione delle attività dei punti verde infanzia che possano anche esporre l'ente a profili risarcitori alla luce dei principi di buona amministrazione, perché a questo punto, considerati tutti gli atti che ci sono stati portati in commissione, che abbiamo lungamente discusso anche alla presenza degli uffici, noi pensiamo che ci sia anche questo rischio. Quindi, tenuto conto anche dell'interesse pubblico che garantisce per la permanenza di questi punti sulle zone più periferiche di Roma, che garantisce l'importanza appunto di questo tipo di attività sul presidio del territorio, ci sembra insomma giusto che si possano sospendere temporaneamente, nelle more dell'approvazione della delibera, ogni interruzione di attività dei punti verde infanzia e che si possa procedere a verifiche puntuali. Quindi io per questioni non formali ho manifestato delle perplessità su dei termini espressi nella delibera prima firma della collega Celli, semplicemente per una separazione delle competenze tra uffici e politica, perché penso che sia ora insomma che gli uffici responsabilmente utilizzino gli strumenti che hanno e quindi valutino da soli se è opportuno o meno procedere con delle sospensive in autotutela. Noi abbiamo proposto insomma diverse alternative anche in commissione, quindi solo per questo dubbio, questa separazione di competenze, noi abbiamo scelto di astenerci alla mozione della collega Celli e di procedere con la nostra proposta. Grazie.